Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Fabrizio Corona ha scritto sul suo profilo un messaggio davvero da brividi. L'ex re dei paparazzi ha spiazzato tutti con parole molto sentite. Quella di Fabrizio Corona su Instagram è stata una vera e propria dichiarazione di amicizia. Ha scritto delle parole molto belle che nessuno si sarebbe mai immaginato. I followers sono rimasti senza parole per il gesto così profondo. Non capita spesso che sul profilo di Corona compaiano attestazioni di stima o parole del genere. Siamo abituati a leggere gli attacchi dell'ex re dei paparazzi. Ma per questa persona ha fatto davvero un'eccezione alla regola. Fabrizio Corona scrive un messaggio al caro amico. Non mollare. Che fossero amici era cosa nota, ma nessuno si sarebbe aspettato che Fabrizio Corona fosse tanto legato a Massimo Giletti. E invece è così e l'ha dimostrato pubblicando un lungo messaggio per lui sui social. L'ha fatto per dimostrargli tutta la sua vicinanza in un momento apparentemente difficile. Il suo programma Non è l'Arena è stato improvvisamente cancellato. Lui stesso ha parlato di una decisione inaspettata che sarebbe arrivata di punto in bianco. E mentre si diffondono le più svariate ipotesi sulla decisione della rete televisiva, è intervenuto Corona. L'ex re dei paparazzi non solo ha dato una sorta di sua spiegazione a quanto sta accadendo, ma poi ha esortato l'amico Giletti a non mollare e farsi forza. Amico mio, amante della verità, persona buona, questo è Massimo. Un grande professionista, un uomo che vive del e per il suo lavoro. Un giornalista televisivo che si è messo in gioco e ha creato di fatto una voce nuova nel panorama televisivo e dell'informazione. Quanti avrebbero avuto il coraggio di mettersi in gioco fino a questo punto? Nessuno. Ed è evidente. Corona ha poi spiegato che Giletti non sarebbe amato da alcuni giornalisti, scagliandosi contro la categoria. A certi giornalisti Massimo non è mai piaciuto. A un certo sistema Massimo non è mai piaciuto. Sì, abbiamo collaborato e se questa non è per voi giornalisti, chic, una cosa degna, significa che abbiamo lavorato bene. Conosco i professionisti validissimi del team della trasmissione. Autori preparati e maestranze di grande livello. Tutta gente lasciata a casa senza alcun riguardo. E, questa la battaglia che dovreste fare voi flaccidi e mediocri scribacchini da due soldi servi da sempre di un sistema editoriale manipolativo e di status quo. Invece, come sempre il vero show è la sofferenza del prossimo. Ti voglio bene Massimo. Non mollare proprio ora. Con affetto e stima Fabrizio. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen an older man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more man, I